in museologia la sonda di Napoli. Scusate, io di solito quando faccio lezione giro tra il pubblico perché così mi piace, però oggi gli stimoli sono tanti, ho preso molti appunti perché ho accolto un grande piacere con l'invito di Giovanna, perché per me questi sono momenti fondamentali per integrare, come è stato detto, le conoscenze, prendere spunti anche per la mia attività didattica ed anche per la mia ricerca. Sono state dette molte cose, io cercherò di attenermi ai tempi che mi sono stati dati, anche perché questo mi dispiace veramente tanto. Purtroppo io poi dovrò scappare per un impegno istituzionale, non potrò rimanere anche dopo il coffee break, e mi dispiace davvero perché le opportunità di riflessione sono tante. A partire, mi dispiace che abruzzese non ci sia in questo momento, proprio dagli stimoli che sono venuti da lui, stimoli legati sia a questa necessità proprio di integrare le esperienze che al problema dell'approfondimento dell'informazione, ma anche ovviamente mi interessa molto quanto è stato detto a proposito del come comunicare il bene culturale, il ruolo del sensazionalismo che purtroppo è predominante e le informazioni che sono state date nell'ultima relazione anche sulle figure professionali che possono operare all'interno di un museo. Sono state dette molte cose, si è parlato ovviamente proprio con l'ultimo intervento anche di numeri, si è parlato del museo partecipativo, si è parlato del nuovo ruolo che l'utente, io amo molto questa parola di utente, perché al di là di pubblico, di spettatore o target, quello che vogliamo, a me piace l'idea del museo come servizio e quindi degli utenti del museo. Si è parlato molto anche del museo partecipativo, del ruolo che oggi ha effettivamente anche in web, perché consente, come si è detto, di iniziare la visita prima di un museo e di finirla quando si è già usciti dal museo, cioè di quantomeno di continuarla dopo. Però io oggi vorrei mettermi un attimo dall'altra parte, di solito di fronte a quelli che poi filtrano, elaborano le notizie che in teoria gli addetti ai lavori dovrebbero dare in qualche modo, trovare il modo anche di conciliare gli obiettivi degli addetti al lavoro con l'obiettivo poi di chi filtra e comunica ad altri la notizia. Ecco, vorrei porre l'accento su una serie di problematiche che esistono ancora e su cui magari sarebbe il caso anche di continuare a discutere. Io ricordo a tutti che non ci sono qui purtroppo dopo, ma mi farebbe piacere, se qualcuno fosse interessato a dialogare su questi temi con me, un contatto anche via mail, nadia.barrella@unina2.it. Rispondo, mi fa molto piacere rispondere a quanti magari avrebbero qualcosa da dirmi rispetto alle cose che sto dicendo e non possono farlo in questa sede. Primo dato, ogni volta che si parla di beni culturali si tende a parlare, faccio un discorso molto locale perché a me piace lavorare sul territorio più povero, quindi faccio un discorso fortemente legato anche alla realtà campana, anche per dare risposte a perché certe cose qui non accadono. Primo dato fondamentale, la campana dei musei, la campana dei musei è una realtà molto complessa, non è purtroppo quella dei grandi attrattori. I grandi attrattori hanno anche dei numeri estremamente interessanti, ma non sono la campagna dei musei. La campagna dei musei non la si riesce in alcun modo neanche a quantificare. Noi che operiamo nel settore oscilliamo tra numeri che vanno dai 200 ai 250 musei, ma non riusciamo a tirar fuori quel cosiddetto sommerso museale che ancora esiste e che non emerge da nessuna indagine, né Istat, né ministeriale, né COP. Questo è un altro problema, ed è un problema di non poco conto, perché quando un amico mi fa un'affermazione giustissima, mi dice l'obiettivo è farsi trovare, purtroppo molti dei nostri musei non si fanno nemmeno trovare, e non si fanno trovare né sul web, ma perché peggio, che non si fanno trovare nemmeno fisicamente, perché se io accedo al portale del museo dei musei della regione Campania trovo un indirizzo che non una volta non corrisponde al portale di accesso del museo considerato. E questo è soltanto un aspetto, l'aspetto più stupido, quantitativo, quanti musei abbiamo. Ma se noi volessimo passare ad altre problematiche interessantissime, no? Lo storytelling del racconto,
la missione, il progetto culturale del museo. Bene, da dove riprendiamo queste informazioni? Chi ce le comunica? E allora io vorrei fare questo rapido intervento su più livelli. Su più livelli di comunicazione, soprattutto per chiarire che cos'è comunicare un museo e in generale il nostro patrimonio culturale. Ma parlo soprattutto dei musei perché, come diceva Giovanna, insegno museologia. Insegno e sono un'appassionata di museologia perché io amo profondamente il museo come macchina culturale. Ed anche mi piaceva, sempre nella relazione di Abruzzese, era emerso a proposito dei giornali, che il giornale è un ecosistema di conoscenza che offre soluzioni. Mi piace moltissimo, la userò come prossima definizione di museo, perché il museo è un ecosistema di conoscenza che dovrebbe poter offrire soluzioni. È chiaro che il punto fondamentale è: ma come lo comunica tutto questo? C'è un elemento che spesso si trascura e che invece credo che vada sottolineato anche a quanti di voi poi devono comunicare il museo, devono in qualche modo raccontare ad altri il museo. La prima forma di comunicazione del museo non è, che piaccia o meno, una forma di comunicazione verbale. Il museo non comunica attraverso le parole e non comunica nemmeno solo con gli oggetti, come solitamente si tende a credere, no? Diciamo che il museo comunica con l'oggetto. No, il museo non comunica solo con l'oggetto. L'oggetto è un elemento della comunicazione del museo. Il museo comunica con lo spazio, con il rapporto tra lo spazio e l'oggetto. Il museo comunica con i suoni, con i rumori, con i colori, con le vetrine, con la posizione delle vetrine. Il museo comunica anche con i percorsi che crea al suo interno, cioè con lo spazio in cui il visitatore si può muovere. Si diceva il museo è un medico, il museo per sua natura nasce multimediale proprio perché ha una molteplicità di mezzi di comunicazione. Solo che c'è un problema reale, c'è sempre stato. Qualche studente mio seduto in quinta, sesta fila lo sa, se ne sono resi subito conto quelli che hanno operato all'interno dei musei, che non bastava la comunicazione non verbale e che bisognava necessariamente aggiungere alla comunicazione non verbale, quella che nasceva dall'allestimento. E qui mi piacerebbe aprire tutta una serie di riflessioni, ma veramente purtroppo il tempo è terribile, è giusto ma rimanere nei 15 minuti perché così non si annoia l'ascoltatore. Dicevo, il museo oggi dovrebbe essere prevalentemente empatico. Io sono una di parole chiacchiera, ma vorrei che l'esperienza del museo fosse molto l'esperienza visiva, più che l'esperienza chiacchierata e parlata. Ma torniamo un attimo al problema della comunicazione verbale, che è un altro aspetto fondamentale del museo. Come comunica il museo? Come riesce a far passare le informazioni, ammesso che si riesca a trovare il museo, ammesso che si riesca ad entrare nel museo e ad orientarsi all'interno di questo spazio, diventa inevitabile andare a leggere una didascalia, un foglio di sala o anche scaricarsi un'app, e su questo si aprirebbero ben altre riflessioni, perché bisognerebbe capire quanto i testi delle app sono veramente in linea con la nuova comunicazione, diciamo, legata al web, legata al cellulare, all'estensione della nostra mano, ma lasciamo pure. Il problema che io vado è cerco delle informazioni. Beh, tutte queste informazioni che sono tra l'altro state oggetto, questo è un dato fondamentale, di una letteratura enorme, perché su come comunicare, come scrivere il testo museo, c'è una letteratura infinita. Beh, sembra che nei nostri musei non siano mai state lette. Non si capisce la fondamentale importanza della chiarezza, della semplicità, della assenza di ambiguità. Queste sono norme, quindi le standardizzate per chi comunica nel museo. Non si comprende, credetemi, io vi invito anche voi a fare un'indagine di questo tipo. Cominciate ad andare in giro, non nella Reggia di Caserta, non a Pompei, non al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, anche se lì si potrebbero diventare. Cioè, cominciamo a girare quella che è la nostra realtà, che è fatta di musei diffusi, che è fatta di una realtà disseminata un po' ovunque. Cominciamo a vedere anche dove sono collocati a volte questi strumenti. A volte, e torniamo, il titolo che avevo dato a Giovanni era comunicazione, accessibilità culturale e professionalità. Cominciamo a chiamarci un problema della accessibilità culturale all'informazione. Io non posso ovviamente in questa sede
lavorare su problematiche di accessibilità culturale che sono magari quelle legate alla disabilità, problema straordinario, ma non riusciremo più. Io faccio proprio un discorso di accessibilità culturale per gli utenti più numerosi del museo.